Benvenuti a tutti a questa nuova video player review. Oggetto di questa review, Benteke. 1,92, 21 anni, 22 anni del 1990. È forte? No. È bravo? No. È un genio? No. È un alieno? No, è Benteke. Solamente questo c'è da dire. Parliamo subito della carta Ultimate Team. Allora, tre quarti delle persone, scommetto anche voi che state guardando questo video, dite: ma perché ha 81, cavolo? Cioè, Bent ha 82 dall'inizio del gioco e lui ha solo 81. La mia teoria, l'abbiano tenuto 81 perché è partito da 72. Cioè, è argento, ha avuto versione IF 74, versione IF 76, non potevano farlo 84. Già, poiché allora ha avuto un più 9 dall'inizio del gioco nell'aumento delle stats. Poi un più 8 nella velocità, più 23 nel tiro, più 11 nel passaggio, più 10 nel dribbling. Cioè una bestia già solo dalla carta. E più 11 anche nella testa. Ora passiamo ai pro e ai contro. Dopo vi darò anche le stats in game. Allora, i contro, subito dopo aver parlato del colpo di testa. Allora, il ragazzo che mi ha fatto la squadra, ok, mi ha detto: l'ho provato, ha un colpo di testa fenomenale, cioè con lui puoi far tutto. Io all'inizio ho iniziato a tirare perché fai gol da ovunque, fai gol, ok? Ho provato, erano le 2 di notte, ho detto: vabbè, registro un altro clip, voglio fare un gol di testa. Sono rimasto su finale 3 e mezza perché non sono riuscito a fare un gol di testa. Mi sono rovinato completamente il fegato dal nervoso. E vabbè, purtroppo il colpo di testa a me non è andato bene. Un'altra cosa è la posizione d'attacco, che dalla prima carta all'ultima non è aumentata. Lui ha una posizione d'attacco di 69 e insieme al work rates medio-medio, sia in attacco che in difesa, spesso può capitare che non lo troviate in attacco, ma sia un po' più arretrato, mettiamo al posto del trequartista. Passiamo ora ai pro. I pro, tutto, tutto è un pro. Cioè, vabbè che è partito da 72 ed è arrivato 81, ma tanto per dirvi una cosa, ha 99 di finalizzazione e si sente, cioè si vede, fai gol da ovunque, in area, tiri, fai gol. Infatti nel video ci sono due gol sbagliati, il resto sono tutti gol fatti. Ho fatto tipo 9 gol in 4 partite, una roba del genere. Poi la potenza tira è aumentata da 74 a 99. Ripeto, tiri da ovunque, fai gol, come qua. Tiri sotto all'incrocio. Tiro al volo, 87. Tiro al volo. Te la alzi, ho fatto un gol in pallonetto al volo proprio di finezza, è entrato. E io non so veramente come definirlo. Un mio amico mi ha detto la frase che ho detto all'inizio: è forte, no, è bravo, no, è un alieno, no, è Benteke, perché veramente è fortissimo. Sarà che costa 300.000 ora come ora, ma spero si abbassi almeno sui 120, 150 o 200. Ma è veramente un mostro, è un mostro. Ha resistenza 95. Io dopo le 6 partite che ho fatto, ok, avevo ancora 82 di forma fisica e potevo ancora usarlo. La velocità ha 88 di velocità con 84 di accelerazione. Non è una freccia, però grazie al 99 di forza, come Akinfenwa, ok, al 99 di forza, non lo sposti neanche se vuoi. Quindi in uno spalla contro spalla vincerà sempre. Penso di averlo elogiato abbastanza. Ora gli do un voto da 1 a 10. Penso che un 9, 9,5 sia più che meritato. Li vale 300.000? Io direi di no, però 200.000 li vale. E niente, grazie, alla prossima.